cazzo sta facendo? Oh, che presenza questo Konaté! Che bella scarpa verde che tengo. Bravo. Bravo Konaté. Bel giocatorino sto Konaté. Ma bravo, sto Konaté! Aio, ma chi sono tutti OP, eh? Guarda! Guardate questo, che bell'intervento automatico che ha fatto! Bravo, bravo, azze... Ma i due DC sono molto validi. Guarda, guarda, guarda come si attaccano! Ma guarda questo con le scarpe verdi. Chiappa chist. Allora c'è quel Konaté che è incredibilmente. Bravissimo, Cancelo. Incredibilmente automatico. Miam miam. Ma Konaté è notevole. Oh, aiuto, sembra quasi qua che Atafa tutte quante qualifiche. Ma che meraviglia quel Konaté! E vabbè, poi Matthaus si è fatto uno suon. Bravissimo, sto Konaté! Ma come si attacca all'uomo? Bel movimento di Bellingham, che tra l'altro ha delle scarpe di merda, devo dire. Allora, palla al piede questo Bellingham. Bello body type. Eppure molto scattante. Molto, molto scattante. La rossa Bellingham. Minchia, io questo qua, sprint boost, vola letteralmente. Ma per ora Bellingham, to be honest, mi sta impressionando più che altro palla al piede, più che difensivamente, vi dico la verità. Attacked, bravissimo, bravissimo, bravo, sì. E in più tiene pure addirittura 5-4. Guarda come si attacca all'uomo, sto Bellingham. Mate, come fa a sbagliare i passaggi? Boh, o volesse sapere pure. Guardate che sprint boost sto Bellingham. Ma io non ci voglio mai credere. Il portiere. Guarda, guarda come si attacca Bellingham. Posizionamento. Sta tutto parte. Veramente è ovunque. Occhio al centro. Occhio al centro. E niente. Bravo Bellingham con l'intervento automatico. Chissà rigore. Bellingham! Molto forte palla al piede questo Bellingham! Molto molto forte! Ma grazie mille, Baldo, per la sabbetta del pane sesto mese, gentilissimo Baldo! Triggeranno Cookie Loo all'andannanza. Vi giuro che mi sto triggerando. Chissà che sta a fare FIFA is my life e io gioco Qualand. Sa kill su grande qui, grande.
Bello, che palletta. Ah, va, fa angulo Mbappé. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo utilizzato grazie a Junkia, Scuola Footy Universe, per Bonjuan e tutti gli altri. Allora, lui molto simile come body type all'altro, però questo qui sembra avere parecchi automatismi difensivi in più, cioè proprio si attacca, va da solo sulle linee. La palla gli rimane praticamente sempre incollata. Mo' per sfizio gli fanno confronto. 96 contrasto in piedi. Più 3 di forza, più 2 di... Vabbè, qualche punticino. Più 4, qualche punticino in più effettivamente questo ce l'ha. Ma nel complesso sono entrambi molto validi. Questo non so che prezzo ha, ma 3,91 sicuramente scenderà, però ci sta alla grande metterlo in una difesa, magari se gli affiancate Nkunde, no? Qualcuno un po' più piccolo, rapido, magari meno fisico. Questo è top, 1,94 m. Dicevo, top automatismi difensivi, top L2, R2, grande fisicità, grande velocità eppure agilità. Per cui anche a campo aperto mi ha recuperato un paio di volte gente molto fasta. A lui gli do un 8,5. Come sintesi consigliato, ovviamente, un'ombretta matta di Bellingham. Provato da poco, sempre grazie a Junkia. Allora, l'ho utilizzato in coppia con Tchouaméni a centrocampo. Tchouaméni, come vi ho detto in precedenza, giocatore pazzesco. Veramente onnipresente. Lui rispecchia le stats, però secondo me quelle difensive sono un pelo non veritiere, perché mentre Tchouaméni sta veramente per tutta parte, sempre sulla linea di passaggio, sempre ad intercettare, sempre ad attaccarsi all'uomo, lui meno. Quindi difensivamente parlando, secondo me le stats sono ottime, perché è effettivamente da tutte le parti, ma non come l'altro. Quel 97 di aggressività, onesto, non si sente. Quello che impressiona è palla al piede. Aiuto, palla al piede è incredibile. Cioè, palla veramente incollata ai piedi, poi si sprint busta come un animale. Quindi mi ha impressionato un botto nella fase offensiva di costruzione, passaggi, sprint boost, dribbling, veramente eccezionale, agilità, palla al piede. Difensivamente valido, ma non mi è sembrato, per dirvi, più presente di un Renato Sanchez, che ha delle stats nettamente inferiori a lui difensivamente. Al contrario, l'altro, Tchouaméni, clamoroso. Quindi il suo prezzo di quasi 2 milioni al momento è veramente esagerato. Sarebbe stato giustificato nel caso in cui avesse avuto, cioè avesse dimostrato in game tutte queste stats, ma ripeto, per me no, sono un pelo fake. Come voto, io a questo gli do un 8,5, barra 9. Sta un mezzo gradino, se non un gradino sotto a Tchouaméni. Quello compensa molto con le caratteristiche tecniche in fase di costruzione. Quindi 8,5 no. Come si è intesa, consigliato ovviamente un'ombretta per boostargli la velocità e le stats difensive, che già sono eccellenti, ma per portarle al massimo. E that's all. Si è intesa, consigliato, abbiamo detto ombra. That's all. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo playa di cui volete vedere la review. Alla prossima.